Vamos a la playa. Oh oh, oh. Siamo tornati. Ogni volta devi fare questa sceneggiata. Sono uno showman. Nel video di oggi andrò a consigliarvi quelle che secondo me sono le sneakers perfette per affrontare il periodo primaverile e estivo che verrà. Vi consiglio quindi delle scarpe sotto i 200 euro, quindi abbordabilissime. Per chi si fosse perso il video precedente dove le consigliavo le donzelle, andatelo a vedere perché c'è da fare il regalo alla fidanzata, alla zia, alla cugina, alla nonna. Chi poi? A chi vuoi tu? Ah, boh, non so, la gatta. O la cucciola di delfino. Saluta le cucciole di delfino. Ciao. Nell'ultimo video abbiamo lasciato le Jordan 1 per ultime. Questa volta partiremo dal Jordan 1. Si può fare? Se vuoi. Facciamo tutto al contrario. Puoi fare tutto quello che vuoi. Attenzione, attenzione. I primi modelli che vi consiglio in realtà, poggio il telefono, posso? Quante cose che chiedi. Partiamo da queste due Jordan 1 che ho, tra le migliori mai uscite tra l'altro. Dai. Per quelli che sono i miei gusti personali. Ah, ok. Jordan 1 Low Neutral Grey, bianca, da mettere in qualsiasi occasione, anche magari che si va al ristorante, arriva al mare. Ci può stare con la camicetta, ci sta benissimo. Però si sporca. Si sporcano, tutte le scarpe si sporcano, vai giù. Bianco è peggio, no? Allora prendetela già usata. Perché... Fatemi sapere se volete un video su come pulire le scarpe. Scrivetelo nei commenti. Molti diranno, no, ma quella scarpa non è su 200 euro. Effettivamente non lo è nella versione maschile, ma Jordan Brand l'ha fatto uscire pure in versione donna. Quella versione lì sta sotto i 200 euro. Quindi fino a 44,5 si può acquistare sotto i 200 euro. Ed è identico. È uguale identica. Non cambia niente. Nulla. Ah. Hai capito i trucchi? Quindi è una truffa. Poi va, ti faccio il gioco di magia. E se puoi cadere così ti spacchi anche l'altra gamba. Non scherzare. Siamo in quattro sopra un mezzo. La seconda scarpa che vi consiglio è questa qui, più colorata. Magari questa qui la portiamo a cena. Questa qui invece durante la giornata ci andiamo a prendere una bella fritturina. Di giorno, con 40 gradi. Io prendo le fritturine di giorno con 40 gradi a petto nudo. Solamente con la Jordan 1 Low Starfish. Tra l'altro la colazione Starfish Stella Marina. Pensate. Più estiva di questa. Fatto apposta. Chi lo sa. Niente, questa qua è una delle colorazioni di Jordan 1 più belle secondo me. Poi sono amante delle Jordan 1 Low per chi mi segue. Quanto costa? Lo sa. Queste qua stanno al limite. Però entrambe qualitativamente pazzesche, quindi prendere adesso perché saliranno ancora di più verso l'infinito e oltre. Un saluto a chi? No, okay. Per rimanere in scarpe che ho nella collezione vi consiglio le New Balance 550. Anche qui una colorazione tutta bianca e una con dei centri di colore. Rosso. Fuoco. Ce ne sono veramente infinite di colorazioni. Su StockX le potete trovare tranquillamente, la maggior parte sotto i 200 euro. Arriverà presto il custom. Non so quando, appena mi rimetto riuscirò a stare in piedi seduto e muovermi con agilità. Su queste New Balance 550. Quindi no. State sintonizzati. Cosa no? Non mi piace. Vabbè, allora non lo facciamo. La sto prendendo? No. Pole. Vuoi aprirla tu? Ma guarda, vorrei darle fuoco. Come un'ostrica? Sì. Come una cozza? Come una vongola? Ole, ole. Che schifo. Guarda qua. Yeezy Foam Runner. Bellissimo. È una scarpa, grazie. Ma barra ciabatta. Sicuramente è indicata per quello che è il periodo caldo. Per andare sugli scogli, forse. Anche. Capito, tu arrivi, puoi fare sia la giornata al mare prima, sia la fritturina nel primo pomeriggio, sia la cena dopo perché sta in spiaggia, quindi se devi, non lo so... Il gelato. Anche. C'hai i buchi, te lo metti lì. Vi dicevo, non l'ho ancora messa perché oggettivamente è molto... Fa schifo. Comoda, quindi per chillare al mare o comunque in città è veramente consigliata. Lavatevi i piedi. Morale della fame. Eh no, traspirano apposta. E quindi non bisogna più lavare. Yeezy Foam Runner, a.k.a. le scarpe della Geox. Traspi? Rabili, prossima scarpa, consigliamo un modello che è di un anno e mezzo, due anni fa circa. Però rimane comunque attuale con tutti questi razzi, su viaggi sulla luna. Dove va in vacanza uno? Su Urano. Consiglio il modello delle Nike Space Hippie. Hippie. Hippie come... Hippie calze lunghe. Un saluto a Nello Taver. Cosa c'entra? Pippo ha fatto la canzone. Ah, ok, lo salutiamo. Cresciuto con l'Happy Hippo, adesso Happy, solo se Pippo. Che ha appena fatto il concerto a Milano, tra l'altro. Che concerto? Concerto. Quattro canzoni ha fatto. Intanto più belle di lui, dell'album di lui. No! Sì. Ma minchia! Sì. Ma dopo questo me ne vado io. Consiglio in particolare il modello delle Space Hippie 01 e Space Hippie 03. Ah, c'è un sì, perché ce ne sono più di tre.
Ah. L'uno è quello che personalmente metterei anch'io, non ho mai preso perché, non l'ho mai preso. Però ve lo consiglio perché sono molto leggere, colorate, molto tranquilla come scarpa al piede. Certo. La Space Hippie 03 è molto particolare, ha il sistema di non autolacciamento, però col tirante li allacci, capito? È un tirante che, capito? Capito? Il tema Space. Un saluto a Spider-Man. Per tornare sulla terra, con i piedi per terra, stiamo consigliando un paio di Air Max 90 Terrascape. Hai capito? Dalla luna alla Terrascape. Siamo partiti dal mare con la fritturina, siamo andati sulla luna, spazio. Siamo tornati. Tutto questo in quanto, forse? Un minuto e mezzo di video? Sì. Quindi, nuova variante di Air Max 90. Vuol dire variante? Una rivisitazione. Bravo. Della Air Max 90 classica. Soprattutto la colorazione bianca e quella nera richiamano un po', strizzano l'occhio alla collaborazione con Off-White. Forse anche per questo che stanno piacendo molto. C'è una colorazione bianca, nera, poi c'è un'altra che è sui toni del verdino, verde acqua, rosa e azzurrino. No, arancionina. Arancina. È una domanda? No, sto aspettando che dici la bacchetta magica. Sto aspettando che dici la tua parola magica. Molto versatile quella bianca. Ma non è la scarpa più versatile che troverò in questo video. Fermi, vi siete iscritti al canale? Aspettiamo Marco, giusto un minuto che si iscrivono, mettono like. Così tanto. Commentano anche magari. Esatto, è il minuto di silenzio. Prossima silhouette che consiglio, Yeezy 380, questa Marco piace. Vero, sì. Sì. Una delle scarpe più comode che abbia mai indossato. Suola in boost ricoperta da questa cover. Ricordo un po' il pianeta Terra, il mare. Non è vero? Gli alberi. Le montagne. Le prime forme di fresca, sia come colorazione che come areazione. Consigliate anche questa perché ce l'ho, questa colorazione in particolare. In più ce ne sono altre che vi lasceremo qua. Le prossime sneakers che vedremo sono in realtà la stessa scarpa, ma in quattro colorazioni differenti, anche collaborazioni, quindi sotto i 200 euro vi portate a casa una sneakers bella, fresca, collaborazione. Non si sa. E qualcos'altro. Nike LD Waffle per Sakai, per cloth o undercover. Quella per cloth è più pa, guardatemi le scarpe, capito? Okay. Quelle per undercover sono un attimo pino. Un attimo pino. Pino. Pino, pino, chi? Pino, Givenchy. Allora, Marco mi ha costretto, io non volevo perché non vanno distrutte, non vanno trattate male le scarpe, no? Non si fa. Però se c'è. Però Marco fa in discoteca, fa uso di. Di cosa? No, fa uso di scarpe. Discoteca. Io. Vagabondo che sono io. Se riesco d'estate vado magari alle feste di ferro. Le feste di paese. Feste di paese. Sì, perché sono le migliori, si mangia un sacco e ci si diverte di più. Che tarantella. Un altro saluto nell'hotel. E mi ha chiesto: ma una scarpa per andare in discoteca, magari senza la paura di sporcarla, sabbia, vino e tutto quello che è. Quindi, visto che secondo me è la classica scarpa da Basic Beach. Che però. Basic Beach. Forse una delle più belle, diciamo. Basic Beach. Che cazzo vuoi? In spiaggia. Beach. Continua a dirlo. Vi consiglio. Beach, adesso l'ho capito. Vi consiglio le Dunk Low Panda, quelle black and white. Panda, si chiamano panda, proprio perché sono bianche e nere. Che alla fine le trovate intorno ai 200 euro. È una scarpa che potete mettere tranquillamente in tutte le occasioni. Facilmente pulibile. Versatile. Versatile. Quindi state attenti a non versarci qualcosa sopra, però. Perché se no? Si sporca. Questo video termina qui. Non dimenticatevi di cliccare quel cazzo di bottone rosso. Dovete iscrivervi al canale. L'80% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte. Pensate cosa potremmo fare con questo 80%? Pagarci le vacanze, episodio. Mettete like al video, seguitemi su Instagram.